Buon dia! Allora, siamo al terzo giorno qui a Lisbona e oggi abbiamo deciso finalmente di venire a visitare una delle mie parti preferite di questa città, che è il quartiere di Belém. Infatti oggi facciamo un bel giro culturale. Prima, cioè in realtà volevo farlo dopo, però siccome sono una schifosa golosona e in questi giorni non sto seguendo la dieta tanto, andiamo a mangiarci il pastel de nata alla famosissima pasticceria che c'è qua di fianco, che è proprio quella della ricetta originale, più iper super duper delizioso. E niente, andiamo. Io stavo cercando Nicolò, però non riesco a capire dove si trovi. Ragazzi, datemi una mano. Dove cavolo è? Nico! Ah! Ah! Ci ha messo a sedere qui in questo parchetto. Dietro abbiamo una cosa che è un omaggio al nostro viaggio in Thailandia. Non so bene cosa sia una pagoda che ha la bandiera del Portogallo incrociata a quella della Thailandia. In ogni caso, questo sono i nostri pastel de nata. La ricetta si dice che provenga direttamente dai monaci del monastero del Hieronymus, che sta lì accanto. Quindi ragazzi, solo per voi, unboxing. Ah, cosa c'è? Ah, questo penso sia tipo zucchero a velo, credo. Non so perché uno è blu e uno marrone, però. Ce lo mettiamo zucchero a velo? Certo. Ok, sono lì dentro accoppiati. Ah, questa è cannella. E questa è zucchero a velo. Quindi noi ce le mettiamo tutte e due. Poi sono belli caldi, appena sfornati. Ci siamo fatti un giro dentro la pasticceria e c'erano proprio a vista i laboratori dove vengono creati questi pastéis famosi in tutto il mondo. Ogni volta che parlo di Lisbona, tutti quelli che ci sono stati, ovviamente, che riconoscono, mi nominano questi pastéis. Che ne comprerei anzi 10.000. Mamma mia, se voi venite a Lisbona e non venite a mangiare queste cose siete dei delinquenti, siete veramente delinquenti. Vai minha tristeza e gisa la chi si ela não pode ser. Saudade, a realidade é que se ela não há paz, não há beleza, é só tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Ragazzi, sempre più spettinata, abbiamo preso l'ascensore per la cima del monumento degli esploratori, degli scopritori. Costa solo 3 euro se avete la Lisboa Cards e praticamente niente. Sei gay? Pensavo ci fosse più. Sei gay? Sì. Ok. E pensavo ci fosse più vento in cima, invece c'è molto più vento in basso. Insomma, anche qui non si scherza. Ma se la botta, se la botta, che cosa linda. Che cosa louca, pois amem os peixinhos a nada no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços, how, de ser minhos de abraços, apertado assim, colado assim. Calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Fui pra acabar com esse negócio de você longe de mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Il caro Nicolò.
Nicolò mi ha fatto fare la doccia perché ha voluto per forza passare accanto a questa fontana. Peccato ci sia un vento immenso e quindi tipo siamo passati di lì e pff, doccia. Beh, siccome tanto non ero già distrutta e spettinata a sufficienza, adesso proprio combo perfetta. Yeah! Vabbè, queste bambine sono troppo carine, vieni. Ciao! Carina! No, troppo carina. Adesso andiamo a mangiare qualcosa perché sono le 5.43 e oggi non abbiamo mangiato niente. Allora, siamo andati in un bar prima. Qualche spicciolo? No. Siamo andati in un bar prima e ho notato una cosa. Allora, il portoghese comunque ha tante parole che somigliano al giapponese. Perché tipo te si dice cha e in giapponese te si dice cha. Perché questo? Perché i portoghesi furono fra i primi a entrare in contatto con i porti commerciali giapponesi, perché i giapponesi erano molto chiusi, sono stati sempre chiusi per tantissimi anni, e che ne sono aperti ai portoghesi. Ci siamo imboccati in questo posticino vicino alla pasticceria di oggi perché c'era un sacco di file, quindi abbiamo deciso di venire a provare. In realtà questo qua è un kebabaro, fa anche panineria, e io ho preso questo falafel qua vegetariano. Ti danno anche un extra coso di maionese che è anche un po' che troppo. È la fine del mondo, tra l'altro. Sì. La maionese qua si prova perché è buonissima. Patatine, 6,45 euro tutto questo piatto. Niki ha preso qualcosa con il bacon. È aromatizzato all'aglio. Buona. Buon appetito.